Buongiorno, ben ritrovati a Mattina in Salute, seconda parte del nostro appuntamento. Per la seconda parte cambieremo decisamente argomento e parleremo di cervicalgia o più comunemente conosciuto come dolore di collo. Allora, diamo il benvenuto al dottor Giovanni Bua, responsabile dell'unità operativa di riabilitazione dell'Istituto Clinico San Rocco di Ome del gruppo San Donato. Ben trovato, dottore. Buongiorno, grazie per l'invito. E diamo il benvenuto anche alla dottoressa Sonia Leocci, spero di aver detto perfetto, in modo corretto il suo perfetto, cognome e l'accento, grazie. Coordinatrice fisioterapisti del servizio di riabilitazione dell'Istituto Clinico San Rocco, sempre di Ome, gruppo San Donato. Ben trovati. Allora, dottore, cervicalgia, più comunemente conosciuto come dolor di collo, se ne sente spessissimo, sentiamo persone dire ho un mal di collo incredibile, poi questo mi provoca mal di testa, insomma anche alcuni disagi non indifferenti. Io vorrei inquadrare con lei questa problematica e anche se posso chiederle le principali cause. Allora, sicuramente cervicalgia, dolore al collo sono sintomi e sono chiaramente molto comuni nella popolazione. Infatti se andiamo a chiedere, più o meno ognuno di noi almeno una volta nella vita ha sofferto di mal al collo, di cervicalgia. E più che una patologia, una sindrome, dovremmo in realtà parlare di sindrome cervicale, cioè di un complesso di sintomi che sono correlati a tutta una serie di cause che sono veramente di origine varia, per cui l'inquadramento diagnostico è un inquadramento che va fatto sempre da parte di uno specialista. Abbiamo una classificazione generale che distingue le cervicalgie in cervicalgie acute e in cervicalgie croniche. Quindi una classificazione basata su un criterio temporale, cioè distinguiamo le forme acute che sono quelle di recente insorgenza, quindi insorte da poco tempo e che possono essere di origine traumatica o non traumatica. Quelle traumatiche sono sostanzialmente molto comuni nei traumi da incidente stradale. È il classico paziente che arriva in pronto soccorso in seguito ad un trauma da tamponamento nella maggior parte dei casi, in cui si verifica quello che viene detto colpo di frusta. Le forme invece non traumatiche sono quelle legate a contratture, per lo più contratture cervicali, che sono correlate o con delle posture obbligate mantenute per lungo tempo, oppure il classico colpo di freddo, quello che normalmente viene definito colpo di freddo dai pazienti, che chiaramente si manifesta in maniera acuta, quindi insorgenza da un giorno all'altro per capirci, e che è molto importante come sintomatologia per il paziente, che si rivolge in genere o al proprio curante, al medico curante, o addirittura chiaramente in seguito al trauma al pronto soccorso. Invece le forme croniche, famoso colpo di freddo che ha citato, in realtà poi può sopraggiungere all'improvviso, perché magari ti svegli la mattina con un fastidio alla testa piuttosto che in un certo momento, ad un certo punto della giornata, e poi questo dolore inizia a crearti dei fastidi non indifferenti. Allora, in genere dobbiamo dire che è molto raro avere un torcicollo, un problema di dolore cervicale in una persona che è sottoposta ad una corrente di aria fredda, qualcosa del genere, perché in genere c'è sempre qualcosa che predispone ad avere questi disturbi. Cioè, infatti il colpo di freddo è usato in maniera, diciamo così, non propriamente corretta, però è magari, non so... a me capita di osservare che in alcune giornate, quindi quando sono molto, le giornate sono più umide, c'è nebbia, c'è più freddo, magari di sentire un dolore cervicale che in altri momenti non percepisco, non ho. Quindi magari non è la causa scatenante, ma è un fattore in più.
Esatto, così chiedo lei. Esatto, è un fattore in più, nel senso che abbiamo sempre una condizione che appunto predispone ad avere questi disturbi. E questa è una cosa scatenante, che può essere questa, ma come può essere per esempio una condizione di stress, una condizione di, particolare ansia, particolare tensione. Situazione di tensione, esatto, nella quale in una condizione di predisposizione, i primi fastidi, i primi sintomi che il paziente avvisa sono a livello del collo, che possiamo definire una sorta di tallone d'Achille, un punto debole di quel paziente che manifesta questi sintomi. Perché questo? Perché chiaramente per quanto riguarda banalmente il colpo di freddo è legato al fatto che col freddo la muscolatura, soprattutto la muscolatura cervicale, si contrae in maniera importante e tutto questo aumenta un po' il fastidio, quindi il carico di lavoro dei muscoli del rachide cervicale. Invece per quanto riguarda le condizioni di ansia, di stress, di tensione, perché c'è una stretta correlazione fra i disturbi del rachide cervicale e appunto questi disturbi legati all'ansia, proprio per una connessione anche neurologica a livello delle prime vertebre cervicali con una zona del cervello che si chiama tronco dell'encefalo, dove sono presenti dei nuclei che regolano tutta una serie di componenti, fra cui anche il funzionamento del nervo vago, che è quello che dà un po' tutti quei disturbi quando il suo funzionamento è alterato, non solo a livello cervicale, quindi con la cefalea, con i fastidi al collo, ma anche con tutta una serie di disturbi che spesso sembrano quasi essere diversi dal problema cervicale, cioè problemi di vertigini, sensazione appunto di sbandamento, la nausea, in alcuni pazienti possono subentrare disturbi gastrointestinali, quindi tutta una serie di sintomi che molto spesso fanno dubitare al paziente di essere affetto soltanto da un problema di cervicale, ma allarmano, tra virgolette, il paziente che si rivolge al medico o al pronto soccorso pensando di avere dei disturbi che possono essere associati a problematiche neurologiche, a problematiche cardiologiche o a disturbi gastrointestinali in genere, ma che in realtà sono legati a questi eventi, insomma. Posso chiederle quindi i sintomi principali, cioè di fare un elenco di quelli che sono i sintomi e magari qualche suggerimento, se possibile, per dare delle indicazioni su quando dobbiamo preoccuparci e quando invece meno. Quindi sintomi più comuni e quali invece campanelli d'allarme che mi devono far dire non devi andare dal fisiatra, dall'ortopedico, dal fisioterapista, ma devi correre al pronto soccorso, dato che giustamente ha fatto questa distinzione tra l'aspetto neurologico e l'aspetto invece solo legato al dolore cervicale. Quindi se assolutamente. Innanzitutto dobbiamo dire che molto spesso chi soffre di questi disturbi è un paziente che già in passato ne ha sofferto, cioè sono disturbi che nella maggior parte si presentano cronicamente. Questo già potrebbe essere un primo fattore che ci fa distinguere fra una sintomatologia acuta importante che fa pensare ad altre patologie o una sintomatologia legata appunto ad una sindrome cervicale cronica. Dopodiché, altro fattore importante è sicuramente l'intensità dei disturbi e anche i tempi di insorgenza, nel senso che molto spesso i problemi correlati alla cervicale, i sintomi correlati alla cervicale si manifestano in maniera graduale, cioè iniziano, tanto che molto spesso i pazienti cominciano a sentire i primi campanelli d'allarme dei fastidi e piano piano si intensificano. Il sintomo principale sicuramente è il dolore chiaramente al collo, il dolore cervicale, quindi un dolore che parte dalla nuca, dal collo, e che nella maggior parte dei casi tende ad irradiarsi sotto forma di cefalea, quindi muscolotensiva, quindi come una sorta di peso che parte dalla nuca e che si irradia verso la parte anteriore, quindi verso la fronte, verso l'occhio. Chiaramente il dolore della cefalea legata alla sintomatologia cervicale
è un dolore che presenta la caratteristica di essere un dolore tensivo, muscolo tensivo, quindi una sorta di peso che il paziente avverte su un lato in genere della testa. Altro sintomo è chiaramente la rigidità del collo, la rigidità legata soprattutto alla contrattura dei muscoli del collo, che si contraggono per cercare di limitare i movimenti del collo, quindi limitare la comparsa di dolore alla mobilizzazione stessa. E questa contrattura, che all'inizio è una contrattura di difesa, diventa una contrattura col tempo di offesa, di sintomo esso stesso di dolore. Poi abbiamo detto della cefalea, altro disturbo che i pazienti possono avvisare è quello della sensazione di sbandamento. In realtà, se qui mi chiedeva della differenza fra un sintomo che può allarmare il paziente e quello che invece deve, tra virgolette, tranquillizzare il paziente, che non parliamo in genere di vertigini vere e proprie, ma parliamo di una sorta di sensazione di sbandamento. I pazienti in genere avvertono questa sensazione di sentirsi come quando si trovano su una barca. E questo sintomo, questo disturbo, è legato sostanzialmente alla contrattura dei muscoli cervicali, che normalmente danno informazioni sulla posizione della testa, per cui quando sono contratti in maniera abnorme, in maniera non fisiologica, danno informazioni alterate alla testa, ai centri dell'equilibrio. E poi proprio per quella connessione che dicevo prima fra le prime vertebre e il tronco dell'encefalo, dove praticamente sono presenti questi nuclei, questi centri che regolano l'equilibrio, quindi centri che sono connessi con i centri dell'equilibrio del cervelletto, con i centri della vista, per cui i pazienti lamentano anche questi disturbi visivi, che sono soprattutto disturbi nel seguire con lo sguardo degli oggetti in movimento, per esempio, o a volte anche una sorta di offuscamento della vista. Però devono essere dei sintomi che devono essere sempre correlati e associati a dei disturbi del tratto cervicale, cioè il sintomo da solo del disturbo visivo o delle vertigini deve sempre far sospettare. Quindi diciamo che devo percepire questo dolore. Devo percepire questo dolore. Un dolore che è reale, insomma, che percepisco che venga comunque da quella zona del mio collo. Molti pazienti arrivano alla nostra osservazione in genere dopo che già sono stati visti da altri specialisti, dall'otorino, dal neurologo, proprio per già avviare un iter di diagnosi di esclusione, comunque di approfondimento diagnostico. In realtà è molto difficile, io dico sempre ai miei pazienti, avere un disturbo isolato, cioè è molto difficile avere le vertigini, la sensazione di sbandamento o il disturbo visivo senza avere il dolore al collo, senza avere la rigidità del collo. Molto spesso i pazienti arrivano alla nostra osservazione perché inviati da altri specialisti, proprio perché sono stati esclusi un po' tutti i vari aspetti, tutte le varie patologie, per esempio la labirintite per quanto riguarda l'otorino, dei problemi cerebrali per quanto riguarda il neurologo, e quando non si trova una causa dei fastidi, si pensa al disturbo cervicale proprio come causa di questi. Ma le faccio la domanda al contrario, quindi se effettivamente io devo percepire questo dolore, perché si parte da neurologo piuttosto che otorino, piuttosto che si parte facendo un altro iter diagnostico e poi si arriva a pensare alla cervicalgia, cioè quando invece effettivamente, come diceva lei, se c'è un dolore che si manifesta, che sia quotidiano, che sia una volta ogni tanto, ma sento quel dolore, perché invece non partire al contrario? Non so se mi sono spiegata. Allora, si è spiegato benissimo, e secondo me il problema è un po' un problema, tra virgolette, culturale, nel senso che
Come dicevo prima, molti di questi disturbi sono disturbi che hanno già nel paziente una sorta di predisposizione, cioè noi quando facciamo la valutazione fisiatrica guardiamo il paziente a 360 gradi, quindi il paziente viene visto nella sua globalità, nella sua integrità biopsicosociale, cioè viene visto il paziente per quanto riguarda il disturbo per cui si presenta la nostra osservazione, ma anche gli aspetti per esempio posturali che sono molto importanti, gli aspetti anche di igiene quotidiana, di vita quotidiana, quindi di posture, di ergonomia sul posto di lavoro, eccetera. Il concetto che era un po' diffuso precedentemente in medicina, ma anche a livello di società, è quello che la fisioterapia serva soltanto per recuperare qualcosa che si è alterato in seguito ad un intervento, in seguito ad un evento acuto. In realtà per questi disturbi, se andiamo a ritroso, come diceva lei, possiamo anche andare a fare un discorso diverso, che è quello di trattare l'evento acuto, ma anche di andare a prevenire questi disturbi, quindi facendo un lavoro globale sulla postura, facendo un lavoro globale sulla persona, quindi su tutto quello che concerne sia la postura, ma anche sull'igiene posturale, su tutti gli aspetti, diciamo così, di vita quotidiana. E quindi in questo modo si salterebbero un po' tutte le varie tappe dei vari Perché a volte percorsi. anche andare da troppi medici, mi passi l'espressione, porta alla confusione, mentre magari cercare di analizzare un pochino di più il sintomo, magari mi può far andare, cioè mi può segnalare già quale può essere la mia problematica, quindi magari scegliere un percorso più adeguato. Certo, In alcune situazioni capisco che sia è veramente chiaro. difficile, però magari analizzando un pochino di più i sintomi, magari facendoci prendere meno dallo sconforto, dalla paura, magari si riesce ad arrivare al punto in maniera più È veloce. chiaro che il disturbo vertigine, il disturbo della vista, per esempio, per molti pazienti diventano dei disturbi preoccupanti, allarmanti, perché associ a problematiche di tipo neurologico che sono sicuramente mo molto gravi in alcuni casi. Per Certo. cui il primo obiettivo da parte del paziente è quello di escludere patologie degenerative importanti, soprattutto patologie neurologiche. Per cui il primo passaggio è quello. L'altro aspetto, per esempio, è quello di andare ad escludere un'ernia cervicale, cosa che molti pazienti vedono come un problema molto importante, chiaramente, che li porta per esempio a fare delle valutazioni neurochirurgiche pensando alla necessità di interventi chirurgici Anche o se in altro. realtà, mi corregga se sbaglio, quando parliamo di ernia cervicale, allontaniamo un po' il pensiero dell'intervento chirurgico se non a certi livelli, è così, dottore? Cioè, le chiedo. Allora, sicuramente per quanto riguarda l'ernia cervicale bisogna fare una grossa distinzione, nel senso che bisogna innanzitutto inquadrare il paziente. Paziente che presenta dei sintomi che non sono solo dei sintomi localizzati a livello cervicale e tutto quel corollario di sintomi che abbiamo detto prima, ma che presentano per esempio una sintomatologia radicolare, quindi una cervicobrachialgia, quindi con le parestesie ad un arto, all'arto superiore, del lato interessato, o addirittura possono presentare problematiche agli arti inferiori, quindi una per esempio mielopatia cervicale. Ma sono pazienti che hanno dei sintomi ben più importanti, ai quali sicuramente viene fatta già da noi fisiatri una valutazione, per cui noi stessi, quando abbiamo dei sintomi che fanno immaginare una ernia cervicale, un problema compressivo importante, approfondiamo da un punto di vista diagnostico con degli esami strumentali, quali la risonanza magnetica, per esempio, e nei casi in cui questi quadri neurologici sono importanti, siamo i primi a inviare al neurochirurgo.
Il 90%, forse più, dei casi di ernie cervicali in realtà non necessitano di trattamento chirurgico, sono dei quadri che vanno invece inquadrati da un punto di vista terapico, fisioterapico e da un punto di vista sempre di prevenzione di un ulteriore peggioramento del quadro clinico e del quadro neurologico. Prima di passare la parola alla dottoressa, due considerazioni. La prima, la memoria del nostro cervello, nel senso che esistono pazienti, persone che soffrono questo dolore al collo, dolore cervicale, davvero in modo costante e quotidiano. È realmente un dolore o è una percezione, è una memoria che il nostro cervello ha? Prima considerazione. Seconda, diamo dei consigli su quale può essere il corretto iter diagnostico. Quindi cosa si deve fare? Quindi prima di passare la parola alla dottoressa. Allora, sicuramente negli ultimi anni è stato approfondito l'aspetto della centralizzazione, tra virgolette, del dolore, cioè pazienti che soffrono di un dolore cronico, soprattutto un dolore come quello del rachide cervicale, come quello del tratto lombare, cioè dei dolori che si manifestano in maniera continua, subcontinua, con dei periodi di parziale o completa remissione e dei periodi soprattutto di riacutizzazione del dolore, presentano anche a livello neurologico, quindi a livello proprio sia ormonale che delle stazioni della percezione del dolore, una sorta di sensibilizzazione, cioè vengono spostati un po' tutti quelli che sono i livelli di soglia del dolore e i livelli di percezione del dolore, per cui da un dolore che è acuto si passa ad una sorta di dolore cronico. Di sensibilizzazione del dolore, quindi con delle sindromi che poi diventano molto difficili da trattare da un punto di vista farmacologico, da un punto di vista fisioterapico. Per cui qui poi dopo è necessario andare a aumentare quelli che sono l'utilizzo dei farmaci che controllano questi fastidi. Però da un punto di vista fisiatrico noi cerchiamo sempre di interrompere questo circolo vizioso, perché in realtà siamo davanti al cane che si morde la coda. Il dolore aumenta la contrattura, aumenta i fastidi, aumenta il dolore e via di seguito. Dall'altra parte bisogna anche cercare di ragionare chiaramente sul sintomo. Quindi il paziente ha bisogno di avere un controllo del dolore e quindi nell'interrompere il circolo si vede che c'è una sorta di desensibilizzazione delle stazioni centrali. E questo è legato anche al discorso ansia, al discorso stress, perché anche lo stress da pari del dolore articolare, dei dolori funzionali, è uno stimolo ad avere questa maggior sensibilizzazione delle stazioni neuronali della percezione del dolore. Per quanto riguarda l'iter diagnostico, invece, io direi che sicuramente il primo step da fare, il primo passaggio da fare è quello di non passare all'automedicazione, cioè il fai da te, secondo me, per quanto riguarda i disturbi cervicali, non va bene. E non va bene né per quanto riguarda l'assunzione di farmaci, per esempio, l'assunzione di terapie che magari nell'immediato possono dare un beneficio, però a lungo termine danno effetti collaterali, né va bene da un punto di vista della prescrizione di visite, cioè quello che prima lei diceva, che il paziente magari fa i giri di visite specialistiche che in realtà poi dopo portano anche sul paziente un quadro di confusione, non sai più che cosa devi fare realmente. Bisogna invece, secondo me, innanzitutto, primo passaggio, magari parlarne col medico curante che può già valutare quelli che sono i disturbi che possono attivare la necessità di una consulenza di uno specialista piuttosto che di un altro. Nel caso invece in cui il medico curante non ritiene la necessità di uno specialista neurologo, otorino piuttosto che neurochirurgo, secondo me una valutazione fisiatrica è quello che può dirimere un po' le varie necessità, se sono necessità di tipo
rieducazione posturale o approfondimenti diagnostici. Noi nell'ambito dell'ambulatorio fisiatrico facciamo una valutazione generale, come dicevo, del paziente, che è una valutazione di tipo ortopedica, quindi articolare, muscolare, di tipo neurologico, quindi viene fatto un esame neurologico che è un esame neurologico discriminante per quanto riguarda lesioni neurologiche o meno, e poi viene fatto un esame fisiatrico che è un esame che valuta la postura globalmente, quindi si cercano anche quelle che possono essere le cause dei disturbi, cercando poi di stilare un progetto riabilitativo, un programma di riabilitazione che poi viene insomma seguito insieme con i nostri fisioterapisti. L'iter poi diagnostico viene completato con gli esami strumentali che riteniamo necessari, che possono essere nella maggior parte dei casi banalmente una radiografia del tratto cervicale che ci dà già tutta una serie di informazioni sulla condizione della colonna vertebrale cervicale, e poi eventuali approfondimenti diagnostici che possono essere l'TAC del rachide cervicale, la risonanza, fino ad arrivare all'elettromiografia nei casi in cui abbiamo il dubbio che ci siano delle lesioni sulle radici nervose. Dottoressa, trattamenti adeguati? Trattamenti adeguati ce ne sono tanti. Abbiamo tante armi per poter trattare i disturbi cervicali ed è vero che dipende anche dal professionista che ti prende in causa, in mano. Abbiamo molti buoni prodotti, diciamo, nel senso che possiamo parlare di tecniche riabilitative e che ve ne sono svariate, anche a seconda della necessità ovviamente in primis del paziente, ma anche a seconda del percorso di studi che si è intrapreso e che si continua a portare avanti nel tempo. Dottoressa, andando per ordine, si parla tantissimo, spesso di postura scorretta, quindi nella valutazione anche del dolore cervicale, del dolore al collo, fate anche questa valutazione e in che modo eventualmente si può correggere una postura sbagliata, se si può correggere, perché poi ci sono degli atteggiamenti, immagino, quotidiani che sono difficili da correggere perché appartengono alla nostra vita, al nostro modo di porsi, quindi... Esattamente, ha detto bene. Quindi magari cerchiamo di partire dalle cose più semplici come queste, più semplici, più difficili da mettere in atto, però più semplici da fare, immagino. Certo. E poi magari se ci sono dei trattamenti invece più specifici che vanno oltre anche la fase riabilitativa e anche le tempistiche, perché spesso si dice fai ginnastica riabilitativa, fai riabilitazione, però quanto, come, per quanto tempo, bisogna farlo una volta, poi ripeterla, ecco. Ok, proprio un inquadramento generale della persona, sicuramente sì, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione appunto durante il trattamento di riabilitazione. La prima cosa è fatta sulla valutazione iniziale del paziente, che ci dà prima di tutto il quadro generale e le cose da prendere in considerazione come primo step. Solitamente il paziente quando si presenta da noi vuole curare il sintomo acuto, dunque si presenta perché ha dolore. E la prima cosa da fare è cercare di accontentare il paziente e cercare di migliorare appunto la sintomatologia dolorosa. Sicuramente poi ci sono diverse fasi della riabilitazione, anche prima cosa bisognerebbe fare una valutazione anche fisioterapica accurata, proprio in modo da poter stabilire quali sono le priorità del paziente e le priorità riabilitative. Sicuramente poi va inquadrato anche dal punto di vista, come diceva lei, posturale, ma perché questo qui è un aspetto molto importante. Non solo parliamo di postura in senso generale, la postura è quella posizione del nostro corpo che è più corretta possibile da mantenere e in una maniera rilassata, senza problemi, senza dolore, senza contrazioni muscolari particolari e contratture e dolore da parte del paziente. Il problema principale va curato come primo step, dunque ci si prende cura della parte muscolare e articolare con delle manovre corrette per il paziente, anche con della terapia fisica, che sono la terapia strumentale di cui abbiamo a disposizione, che sono dei validi strumenti terapeutici, e poi, come diceva lei, ci si occupa in un secondo step della postura, della presa di coscienza del paziente, della propria posizione,
della propria struttura fisica, perché il paziente, tante volte la persona non si conosce. Sembra banale dirlo, però sapere i propri limiti e i propri difetti aiuta a migliorare proprio la nostra condizione e la nostra postura. Poi ci sono certo delle posizioni che durante la giornata, magari in certe attività lavorative, sono obbligate, ma anche su questi abbiamo dei consigli da mettere in atto che possono essere sicuramente migliorativi. Mi viene in mente forse la postura più comune a tutti, scrivania, computer, esatto. Mouse, credo che siano un pochino le, oppure la vita sedentaria, certo, oppure questo... sedersi nella maniera scorretta, forse sono dei gesti, insomma, delle posture che utilizziamo in maniera scorretta e non ce ne accorgiamo neppure, perché poi realmente ce ne accorgiamo solo quando ci fa male. Esattamente, perché partiamo con un buon atteggiamento magari alla scrivania e si finisce nello sprofondare nella sedia e non essere, e non sembra apparentemente comodi, ma questo qui non è. Difatti ci sono dei buoni consigli proprio per stare seduti in una maniera ergonomica anche tutto il giorno alla scrivania senza avere dei disturbi. Diamone alcune, dottoressa, qualche suggerimento pratico. Certo, allora prima di tutto bisognerebbe avere una sedia regolabile in altezza, in cui le gambe possono essere comodamente appoggiate, i piedi devono appoggiare per terra entrambi, e senza mantenere sempre la stessa posizione, cambiando anche un po' posizione durante la giornata. È chiaro che poi oltre alla sedia, se è possibile avere una sedia ergonomica con un rigonfiamento lombare è tanto sicuramente meglio, poi bisognerebbe avere un tavolo posizionato a un'altezza adeguata in modo da non dover tenere le spalle troppo sollevate quando si batte la tastiera del computer, e la tastiera del computer e il mouse non devono essere troppo lontani dalla propria postazione. E lo schermo del computer, questo è molto importante, deve avere un'altezza adeguata in modo che lo sguardo sia all'altezza del monitor. E soprattutto non è da trascurare anche il fatto di avere un'illuminazione adeguata, che così ci porta a non dover strizzare gli occhi e non dover anteporre il collo per vedere bene sul monitor del computer. Ma soprattutto, se è possibile, ogni tanto cercare di muoversi e cambiare posizione. E sì, ovviamente bisognerebbe avere anche uno stile di vita migliore, nel senso che sicuramente muoversi e muoversi in maniera corretta è migliorativo proprio dal punto di vista generale. Non solo un altro cervicale. Aspetto importante è come si dorme, è che a volte non, anche lì non ci accorgiamo di come dormiamo, e così può avere effettivamente delle conseguenze? Sicuramente anche come si dorme è molto importante, tantissimi chiedono consigli su come dormire. Su come dormire è un po' difficile dare consigli. Cuscino sì, cuscino no? Cuscino sì, cuscino no, a seconda della nostra predominanza durante il sonno. Se siamo persone che dormiamo molto più supini, cioè se sdraiati sulla schiena piuttosto che in un'altra posizione, è meglio avere un cuscino molto basso, anche senza cuscino per alcune situazioni, o con un cuscino basso in modo solo da poter tenere comoda la parte cervicale e la testa a livello delle spalle. Se invece dormiamo molto sul fianco, il cuscino dovrebbe essere un pochino più alto, in modo da non dover flettere la testa sulla spalla quando dormo. Anche sul materasso ci chiedono tanti consigli, anche questo è un po' difficile da dire, perché comunque sia il nostro corpo, ognuno di noi è fatto in un modo differente. È chiaro che non devono essere usurati o logori o con infossamenti, o adesso ci sono ovviamente dei buoni prodotti validi, ma su questo qua è un po' difficile dare consigli reali. Fisioterapia, quindi si può partire con una fisioterapia, in che termini, in cosa consiste e quante, delle tempistiche anche? Allora, il paziente ci arriva inquadrato da uno specialista, solitamente arriva con un progetto riabilitativo stilato dal fisiatra, e in tempi molto brevi cerchiamo di prenderlo in carico, così che abbiamo subito una fotografia dell'immediato della patologia del paziente. Dato che abbiamo questa fortuna, riusciamo anche ad avere un aiuto dal punto di vista medico, fisioterapico, sono due figure che si interfacciano e che si aiutano.
Dal punto di vista fisioterapico viene fatto appunto questa valutazione, questo inquadramento, si valutano i segni e i sintomi del paziente, si deve ascoltare il paziente. Dato che abbiamo la fortuna di avere del tempo a disposizione, con il quale il paziente durante la seduta può anche parlare e può spiegarsi bene, può cercare di essere messo a proprio agio, bisogna cercare di ascoltare proprio il paziente, perché ti fornisce proprio anche degli strumenti validi per ricercare la provenienza proprio del sintomo. Oltretutto noi dopo aver fatto questo inquadramento fisioterapico iniziamo la fisioterapia, che solitamente si cerca anche di inquadrare da un punto di vista acuto e poi di cercare uno svezzamento da parte del fisioterapista e, per il paziente, per migliorare proprio il paziente. Dal punto di vista acuto ci sono delle tecniche prima sulla muscolatura e poi articolari, e poi si cerca anche di portare avanti la questione dal punto di vista posturale, come diceva prima lei. Difatti coscientizzare il paziente, dare degli esercizi da eseguire a domicilio personalizzati e non appunto come si dice, come diceva il dottore, sul fai da te, e poi lo svezzamento della fisioterapia, nel quale in una decina di sedute, se il problema non è molto importante, si cerca proprio di dare al paziente degli strumenti validi per potersi autogestire a domicilio, anche consigli sulla vita quotidiana, consigli sullo sport da eseguire. Quindi la costanza premia sempre, dottoressa, nel senso che magari si ricorre a un fisioterapista nel momento acuto, comunque quando il problema effettivamente ci crea dei sintomi non indifferenti, e dopodiché bisogna comunque seguire le preziose indicazioni affinché poi non torniamo appunto a capo, perché poi immagino che se ci dimentichiamo tutti i preziosi consigli, poi 10 passi avanti, 10 indietro. Ecco. Esatto, è proprio così, anche perché noi siamo un po' gli artefici della nostra salute, nel senso che dobbiamo noi essere i primi a porre dei rimedi per il nostro benessere. Una volta che abbiamo dei consigli validi, siamo noi le persone che dobbiamo portare avanti, dobbiamo volerci bene. Qualche minuto da dedicare alla tecarterapia, se ne sente parlare moltissimo, e anche tecnica laser, non so se è corretto, qualche minuto per queste certo. due tecniche. Queste sono delle terapie strumentali, noi abbiamo diverse macchinari di questo genere. Queste terapie, la tecarterapia in particolare, è una diatermia e con delle microcorrenti viene portato del calore all'interno del corpo, all'interno della parte che stiamo trattando, con due diverse tipologie. Abbiamo una tecnica più che si chiama resistiva e una capacitiva. Resistiva porta il calore ancora più in profondità verso la parte ossea, e dunque le strutture che sono vicino all'osso, come potranno essere i tendini, la capsula, mentre il capacitivo porta il calore un po' più in superficie e cura delle patologie, diciamo, come tensioni muscolari o anche il microcircolo, stimola le strutture che sono poste più in superficie nel nostro corpo. E la tecare è un validissimo strumento terapeutico e ci apre la strada proprio anche a delle tecniche fisioterapiche da eseguire in concomitanza, perché allevia molto anche il dolore, anche a livello cervicale soprattutto, e anche altre zone da trattare, sicuramente da prendere in considerazione, però è un validissimo strumento terapeutico. Anche la laser terapia è un valido strumento anche questo, e con una tecnica, con un raggio laser, vengono diciamo biostimolati i tessuti in profondità con un campo elettromagnetico. Sono delle tecniche molto 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 buone, se hanno degli ottimi risultati. C'è qualche risultati. Altra tecnica particolare? Ma sì, noi a parte... Immagino ce ne saranno tantissime, però le principali, certo. A me è venuto in mente Tecar Laser e altre, certo. Magari altre particolari che usate più spesso. Sì, abbiamo un'ampia gamma, queste sono tutte terapie strumentali, ne abbiamo di altre tipologie,
come magari di più vecchia generazione, ma molto efficaci comunque, come possono essere la TENS, l'infrarosso. La TENS attraverso delle correnti, stimola con delle correnti di superficie, stimola i recettori del tessuto della pelle, che sono più grossi, più grandi di dimensioni rispetto ai nocicettori, che sono quelli del dolore, e con questo meccanismo produce delle endorfine, che sono delle sostanze che ci provocano benessere e migliorano il dolore. Oppure abbiamo anche altre tipologie, possono essere l'infrarosso, con il calore, soprattutto con il calore, migliora la contrattura dei muscoli, e appunto proprio il calore migliora questo. Tantissime tecniche da applicare in base alle esigenze del paziente, quindi credo che anche avere così tanti strumenti, dottore, a disposizione ci aiuti anche a andare Assolutamente. incontro alle esigenze del paziente. Assolutamente. Il percorso del paziente con un problema cervicale, come hai detto, è un percorso che va un pochino visto fin dal momento della prima valutazione fino alla fine del trattamento, ma in realtà va anche avanti nel tempo. Nel senso che il paziente viene valutato, come detto, dal fisiatra, che stila appunto questo progetto riabilitativo, che altro non è che mettere insieme la valutazione globale del paziente, le indicazioni di massima per i fisioterapisti. Il paziente viene quindi preso in carico a livello del servizio di riabilitazione. La presa in carico è una presa in carico immediata. Quindi il paziente non deve aspettare 6 mesi, perché noi facciamo una fotografia di quello che è il momento in cui vediamo il paziente, e quindi viene subito preso in carico, inizia il trattamento dopo pochissimi giorni e nell'ambito di questo percorso di riabilitazione noi sostanzialmente, come ha detto la collega, abbiamo una distinzione di 3 fasi. La prima fase è appunto la fase acuta in cui trattiamo il problema immediato, quindi le terapie fisiche, la tecar e tutto quanto. La seconda fase in cui cerchiamo di migliorare la postura globale del paziente. Quindi lavoriamo su quelli che sono i miglioramenti posturali, e la terza fase è quella appunto in cui andiamo a dare più che altro dei consigli per il paziente, quindi consigli che sono appunto il mantenimento degli esercizi appresi durante il trattamento di fisioterapia, dei consigli di igiene posturale, quindi quelli che ha detto prima Sonia e altri, dei consigli di vita quotidiana, alimentazione, bere, Quindi astensione dal fumo. prendersi cura del paziente a 360 gradi. Dottore, siamo davvero in chiusura, però io ho una curiosità. Dica. In un minuto, può spiegarci il ruolo del fisiatra? Proprio Allora, il fisico. in un minuto, perché c'è confusione anche su quello. A volte si dice vado al fisiatra, vado dall'ortopedico, vado dal fisioterapista. Il fisiatra. Allora, il fisiatra è il medico della riabilitazione, quindi è il medico che normalmente deve avere il ruolo di riportare il paziente a acquisire tutte quelle che erano le abilità, tra virgolette, che il paziente aveva prima dell'evento acuto. Evento acuto che può essere un evento ortopedico, quindi chirurgico per esempio, un evento neurologico, un ictus e di qualsiasi patologia, sostanzialmente si occupa di ripristinare la situazione precedente all'evento Perché è acuto. importante la collaborazione tra fisiatra e fisioterapista? Il fisioterapista, diciamo che è il nostro braccio, nel senso che noi facciamo una prescrizione di un trattamento che poi è una sorta di progetto che viene poi sviluppato nel suo programma, quindi su quello che effettivamente viene fatto sul paziente da parte del fisioterapista. Quindi è il nostro braccio, ma anche un po' una parte della nostra mente, nel senso che il continuo scambio che noi abbiamo con i fisioterapisti sul singolo paziente è molto importante, perché non si può generalizzare, cioè non esiste il trattamento universale che va bene per tutti i pazienti, ma il trattamento va individualizzato, va ritagliato a misura sul paziente, e questo riusciamo a farlo noi fisiatri con la prima valutazione, ma lo possiamo fare soltanto grazie poi al supporto dei fisioterapisti.
Grazie, siamo davvero in chiusura, grazie, grazie per i preziosi consigli e per averci fatto capire un po' di più di questo dolore al collo che così tanto ci dà fastidio. Noi siamo davvero in chiusura, vi ringrazio per essere stati con noi anche questo sabato mattina e ci vediamo come sempre sabato prossimo. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Mille. Grazie, grazie. Grazie.